Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi recensione di questo monitor a colori venduto da Green0232, un'azienda venditrice su Amazon. Questo è un monitor LCD da 7 pollici. Ha una risoluzione di 480x234, equivalente comunque a un 800x480, ha le due versioni di visualizzazione, sia PAL che NTSC, quindi per i segnali non europei, ha un ingresso dell'alimentazione da 9 a 35 volt, quindi si può usare sia in auto oppure nel camion, perché il camion ha un'uscita di 24 volt. Due ingressi video e possibilità di attaccarlo al segnale per una retrocamera. Ora non ho segnale, ma vi farò vedere come funziona. Telecomando dato in dotazione. Appoggio, come vedete qua, per appunto appoggiarlo su un comodino o su appunto il cruscotto del furgone o del camion, e in più un altro supporto che è questo per incassarlo magari nelle pareti di cartongesso, per incassarlo nei poggiatesta delle auto. Infatti questi schermi qua di solito si usano per il car tuning, quindi per il car audio, per avere multischermi inseriti nelle portiere, nei poggiatesta posteriori e così via. Dimenticavo che ha due ingressi video, quindi ha la possibilità di scegliere o una o l'altra sorgente. Quindi per chi in macchina appunto fa car video o car audio, di solito si usa mettere le PlayStation. Comunque, ora vi faccio vedere come funziona. Intanto i collegamenti sono molto semplici. Cavo rosso positivo, cavo nero negativo, cavo blu è praticamente il negativo che arriva dalla telecamera. È un negativo, anzi scusate, un positivo che quando la telecamera è in funzione della retromarcia, lui automaticamente passa direttamente sul canale della retromarcia. E questi sono i due ingressi, AV1 e AV2. Ora vi faccio vedere come si vede. Ecco, questa è la qualità video di questo schermo. Naturalmente le riprese vengono un po' difficili. Ma questo è quello che si vede molto bene, tra l'altro. La possibilità di girare lo schermo a seconda di come viene messo il monitor, a sinistra o a destra. Quindi ci sono un bel po' di tipi di visualizzazione a seconda se viene messo a destra, a sinistra o viceversa, o l'alto in basso. Quindi direi che il monitor si vede molto bene. È difficile farvelo vedere in questo modo, ma vi posso garantire che la qualità è ottima. Quindi non posso fare altro che consigliarne l'acquisto. Ciao, arrivederci!